Il buio che vedete alle mie spalle è quello della villa dinamica del quartiere San Paolo a Vasto. Qui da tantissimo tempo manca l'illuminazione e da altrettanto tempo i residenti si lamentano perché hanno paura a percorrere la villa dinamica di notte, soprattutto in questo periodo in cui c'è una forte presenza di animali selvatici. Nei primi giorni di gennaio del 2022 i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Sabrina Bocchino e Emanuele Marcovecchio avevano annunciato l'arrivo di 60.000 euro finanziati dalla regione per realizzare interventi di messa in sicurezza della villa dinamica. Tecnicamente, i soldi del bilancio di dicembre 2021, che sono il bilancio per il 2022, la Regione Abruzzo li ha assegnati ai vari enti solo nel novembre del 2022. Le lettere sono partite tra novembre e dicembre. Le lettere sono la comunicazione che la Regione fa ai vari comuni e gli dice: ci sono stati assegnati 70.000 euro per la villa dinamica. Attivati perché i lavori abbiano seguito entro il dicembre del 2023. Questa è la comunicazione. Sono arrivate tra novembre e dicembre le lettere ai vari enti. Generalmente arrivano prima ai grandi comuni e poi ai comuni più piccoli, ma sono arrivate quasi tutte. Ci siamo quindi informati presso il comune e infatti il dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Luca Mastrangelo, ci ha confermato che ad oggi è arrivata comunicazione da parte della regione che sono stati assegnati i fondi, ma non ancora è pervenuta la somma. Inoltre è necessario attendere l'approvazione del finanziamento ed a seguire fare un progetto che in linea di massima dovrà prevedere anche l'illuminazione della villa dinamica, ma questo sarà da valutare sulla base dei costi complessivi e vedere se la somma messa a disposizione dalla regione riesce a coprire questi costi. C'è quindi ancora da attendere, sperando che la villa dinamica possa avere finalmente un'adeguata illuminazione ed essere restituita completamente usufruibile ai cittadini.